Grazie per l'invito, anche se a distanza, la prossima volta ci sarò in carne e ossa. Sì, cioè Sandro diceva giustamente, non si può parlare d'Europa se non all'interno di uno scenario globale. Ed è vero, devo dire che il caso francese è, mi sembra, per l'appunto un caso, però è un caso esemplare, è anche un caso sintomatico, devo dire, e vorrei dire due parole sulla situazione a monte di quello che sta succedendo in Francia. Io non sono sicura di essere così ottimistica come sei tu, Sandro, perché mi sembra che sia l'esempio di quello che succede quando si è assolutamente decisi a mantenere ad ogni costo, insisto, ad ogni costo, le strutture stesse del capitalismo. E quando dico capitalismo, Raoul parlava di classi dominanti un attimo fa. In realtà il concetto di classi dominanti in Francia si è assai spostato, e si è assai spostato dal 2007 senz'altro dalla crisi, e probabilmente rinforzato ulteriormente dalle scelte del governo Macron. Il capitalismo di cui si parla ormai è un capitalismo totalmente finanziarizzato e che disfa progressivamente, forse questa è forse anche una delle chiavi di lettura di quello che sta succedendo adesso con il risultato dell'estrema destra, disfa non solo la vita delle classi popolari, dei precari, dei proletari, dei più deboli socialmente, ma sta disfacendo un intero ceto medio. E quello è probabilmente anche una delle ragioni per le quali le Front National è arrivato al risultato che ha fatto. Ricordo che ha fatto il 31,37% alle elezioni europee. Quindi tra un attimo sui dati. Quindi quando si è assolutamente decisi ad ogni costo a mantenere quell'assetto da una parte, e poi quando si è assolutamente decisi anche a mantenere il proprio potere, e vorrei dirlo, perché anche questa è una cosa strana. Io mi ricordo che qualche anno fa a Roma, in un seminario nomade, avevo detto di Macron e del macronismo che si stava annunciando: guardate che è un populismo in senso tecnico, cioè è un movimento che, oltre a alimentarsi in modo pretestuoso di una finta composizione sociale aperta e non professionista, per cui si pretendeva far entrare nelle camere la società civile, oltre a questo però c'era questo dato di assoluta verticalità del potere, che è una cosa che si è mantenuta fino in fondo. Quando adesso si è determinata la situazione che abbiamo visto con le elezioni europee, è chiaro che Macron, ricordo che Macron ha fatto un risultato catastrofico, Macron aveva una possibilità, che era di dire: ho fallito, voleva dire le riforme che sto provando a costruire o che ho costruito hanno in realtà determinato un rifiuto massiccio della società francese, ed è vero. E invece ha fatto saltare il tavolo, come si dice quando si gioca, cioè ha detto: bene, andiamo alle elezioni perché io a quel potere non rinuncio. E mi sembra che i due elementi siano abbastanza sintomatici. Allora, questa è la cornice. Detto questo, e per non farla troppo lunga, la Francia è un paese in cui, sono andata a riguardarmi le date, dal 2016, in realtà da più tempo, ma in particolare dal 2016 si sono susseguite delle lotte e delle forme conflittuali articolate dal basso, estremamente interessanti, e che sono state tutte, nel migliore dei casi, non considerate, come se non esistessero, e nella stragrande maggioranza dei casi represse in modo inverosimile anche rispetto alla tradizione di gestione dell'ordine pubblico francese. E poi ci sono un sacco di lavori anche rispetto a
alla gestione mainstream nella maggior parte dei paesi europei. In Francia si strappano occhi, mani, piedi in modo folle. Quindi 2016 proteste contro la legge di riforma della legge del lavoro, la loi travail, idem nel 2017, 2018 i trasporti, i ferrovieri, l'inizio dei gilets jaunes, nel 2018 gli studenti, 19-20 la riforma delle pensioni, prima parte, e ovviamente i gilets jaunes, i sindacati, i trasporti, poi c'è l'episodio Covid che ovviamente ferma un po' tutto, si riprende alla grande, e in particolare questo ultimo anno tutta la posta in gioco della riforma delle pensioni, che è stata fatta passare con il famoso articolo 49.3 della Costituzione, cioè per decreto in realtà, la rivolta delle banlieue dopo la morte di Nahel nel luglio scorso, quest'anno gli agricoltori a gennaio, eccetera eccetera. Non mi faccio tutta, mi dimentico senz'altro molte cose. Quello che voglio dire è che quando non si dà una risposta, non solo non si dà una risposta, ma si dà una risposta repressiva sistematica, quasi sistematica, a una serie di movimenti sociali che chiedono cosa? Che chiedono garanzie sulla vita. Raoul parlava di welfare all'inizio di questa discussione, che chiedono una vita qualificata, è veramente una domanda biopolitica in questo senso. Sale come una sorta di pressione dentro una pentola a pressione, sale non solo il discontento, ma una tale sofferenza sociale che si cerca uno sbocco, e lo sbocco in Francia non c'è più. E non c'è più perché l'operazione macroniana è stata di svuotamento letterale dal centro, il famoso estremismo del centro, svuotamento totale, per cui in realtà la sinistra è implosa totalmente, la sinistra socialdemocratica, la sinistra di Mélenchon, la France Insoumise e parte dei Gilets jaunes sono stati assolutamente demonizzati, ancora di più adesso con la guerra, con le guerre, e vi dico perché. E a destra, pur di riaprire uno spazio che Macron aveva invaso, ci si è spostati sempre di più verso l'estrema destra. Questo è lo scenario globale. Il peggioramento della situazione generale in Francia, sociale generale in Francia, è impressionante e totalmente trasversale, cioè va dal disoccupato allo studente, dalla madre isolata al precario, e poi per la prima volta in questo paese, che aveva nonostante tutto una serie di garanzie pubbliche di vita, la sanità, i trasporti, la scuola, l'università, tutte queste cose qua, nonostante tutto funzionavano abbastanza bene, avevamo degli ammortizzatori sociali che erano una realtà, per la prima volta ha toccato la classe media, e lì è scoppiato tutto. Questo non significa che solo quando si tocca la classe media bisogna reagire, questo significa che l'errore probabilmente dell'indurimento delle logiche capitalistiche è stato di spingersi oltre a quello che faceva di solito, cioè schiacciava la base e poi faceva vivere una piccola parte della società, ma che però garantiva l'equilibrio. Lì si è totalmente squilibrato tutto, e a questo punto mi colpisce il fatto che l'estrema destra in Francia, cioè Le Pen, il partito di Marine Le Pen, non dica niente. Cioè, se voi andate a guardare i giornali o ad ascoltare le TV e le radio, ci sono pochissime cose dette in realtà dall'estrema destra. Non dicono niente, non annunciano programmi, hanno qualche idea, ma poche. Sull'Europa un po', e va probabilmente, però è molto recente, nel senso di quello che diceva Sandro Mezzara un attimo fa. Sapete che al Parlamento europeo sono dentro il gruppo Identité et Démocratie, non dentro il gruppo dei conservatori e riformisti, per cui la linea è più la Lega che non Fratelli d'Italia, però in questo momento stanno traghettando progressivamente la loro identità per poter cercare di acquisire maggior peso dentro lo scenario europeo. Quindi c'è questa esplosione. Io mi ricordo
alcuni di voi, molti di voi immagino non erano neanche nati, il giugno dell'88, 1988, mi ricordo perché mi stavo laureando, e le Front National, elezioni politiche, giugno, le Front National dell'allora padre di Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, è arrivato al 9,60%, 9,66, mi ricordo ancora perché facevo gli striscioni. Ed è stato un terremoto a tale punto che qualcuno diceva al 10% ce ne andiamo. Fa ridere perché nell'arco di 35 anni sono al 31,37% delle stesse elezioni politiche e si decide tra il 30 giugno e il 7 luglio se fare in modo di impedire a Jordan Bardella, menzionato da Sandro, 28 anni, estremamente furbo, politicamente, se impedire a Bardella di diventare il primo ministro. Guardate che il primo ministro in Francia ha potere, nonostante sia un regime presidenziale. Ora, cos'è l'Europa in Francia oggi? L'Europa è essenzialmente un'Europa bellica. Nella discussione pubblica non c'è più niente che riguardi un'Europa dei popoli, un'Europa dei movimenti, un'Europa concepita come era all'origine come strumento di costruzione di pace o perlomeno di impedimento delle guerre. L'unico tema che c'è, anche e soprattutto devo dire nella sinistra socialdemocratica, quello che rimane del partito socialista attorno alla figura di Raphael Glucksmann, è l'idea di una costruzione di un'Europa, di un esercito europeo. E quello mi sembra assolutamente vertiginoso, se volete. Questo orizzonte bellico è ancora più sviluppato in Francia di quello che potrebbe essere in altri paesi per una ragione molto semplice. Sia per l'Ucraina sia per quello che succede a Gaza, in Francia è assolutamente impossibile, dico bene, assolutamente impossibile pronunciare anche solo un augurio di pace. Rispetto allo scenario italiano, qui so che è difficile, non immaginate quello che significa quando si dice bisogna promuovere la pace, parlando dello scontro Russia-Ucraina, della guerra Russia-Ucraina. Il riferimento in Francia sono gli accordi di Monaco, cioè vi piegate davanti al nazismo. E non è soltanto il discorso di Macron, è tutto il discorso sociale che fa quell'analisi. Quando si dice la stessa cosa con gli occhi fissati su Rafah, su Gaza, il discorso è la sovrapposizione totale, dico bene totale, tra critica, non critica, denuncia di genocidio, ma anche solo critica, e qualcosa come un discorso antisemita. E questo rinforza ancora questo regime di guerra che sì, va declinato come forma di gestione che il capitale ha promosso dopo il 2007, eccetera, eccetera, come probabilmente e lo dicevano molto bene in un testo recente Sandro Mezzadra e Brett Nilsson, anche come spostamento e riorganizzazione della logistica, come c'è tutta una serie di piani. Io aggiungerei a questo, almeno per quanto riguarda il caso francese, l'impossibilità a tenere una posizione di pace. E quello è un enorme problema per l'Europa, ed è per questo che forse la prima ragione per la quale sono un po' meno ottimistica di quello che vorrei essere, magari si cambia. Allora, cosa succede adesso? E poi finisco. È chiaro che abbiamo preso uno spavento, in realtà lo spavento ce l'abbiamo da tempo. Lo spavento è il fatto che quando è stato eletto Macron per la seconda volta nel 2022, alcuni di noi, io sono stata molto esplicita, l'ho scritto, l'ho detto, eccetera, eccetera, hanno detto questo è un boulevard, è uno stradone in direzione del 2027 presidenziale Marine Le Pen presidente, o chi per lei, insomma. Quello che non avevamo previsto è il fatto che sarebbe successo
attraverso le elezioni politiche già nel 2024. Probabilmente Macron pensava a uno scenario alla Sanchez, cioè faccio il colpo di poker, vediamo se mi va bene. Non gli andrà bene. Cioè lo scenario, ci sono tre scenari, uno in cui Macron ottiene la maggioranza, mi sembra quasi inverosimile, uno scenario assolutamente possibile, in cui Bardella prende la maggioranza e ce lo becchiamo non nel 2027 ma nel 2024, perché si entra in un periodo di coabitazione in cui il presidente Macron, il primo ministro e Bardella, e poi un terzo scenario in cui non c'è maggioranza assoluta e si governa per alleanze versatili e diversificate. Il quarto scenario sarebbe quello della vittoria del Nouveau Front Populaire. Ora, il Nouveau Front Populaire era impensabile anche solo quattro giorni fa, e quello che abbiamo provato a fare disperatamente con la NUPES, cioè con quella formazione che riuniva la parte sinistra del Partito Socialista, che aveva rinnegato l'impianto del Partito Socialista, per parte compromesso con la Macronia, per parte compromesso con se stesso, insomma hanno un'enorme responsabilità, prima attorno a Benoît Hamon, poi adesso attorno a Olivier Faure. Quindi c'era questo, c'era la France Insoumise, ci sono i Verdi, ci sono i movimenti, quello che rimane dei movimenti, e si è cercato con la NUPES di fare una cosa, non è andato da nessuna parte. La colpa è stata, devo dire, e torno al problema della verticalità della leadership, in parte, almeno per me, ma credo che tutti anche nella France Insoumise lo riconoscano, parte dell'assoluta autoreferenzialità di Mélenchon, che è stato un grande politico ed è un grande politico e ha aperto una breccia, e però non può continuare a fare il picconatore di se stesso e del proprio movimento, e quindi il fallimento è in parte riconoscibile alla leadership catastrofica di Mélenchon, che non vuole mollare. Con le Nouveau Front Populaire negli ultimi cinque giorni sembra, perché la piattaforma c'è stata, il programma è splendido, che ci fosse stato un accordo, e c'è stato un accordo, però due giorni fa o tre giorni fa, non mi ricordo più, alzandomi presto alle 6, apro il giornale su internet e vedo che LFI, la France Insoumise, ha espulso dalle candidature per le politiche, quindi per la deputazione, tutta una serie di figure che sono figure che avevano osato parlare contro il capo. E lì tutta la gente che era pronta a votare il Nouveau Front Populaire, non solo per difendere la democrazia, ma per ricomporre una sinistra che meritasse quella denominazione, avevano voglia di piangere. Cioè abbiamo fatto un lavoro molto preciso, molto, molto capillare, io non l'ho fatto, ma ho visto gente fare porta a porta per questa cosa del Nouveau Front Populaire sul programma, spiegando il programma, che ancora una volta andate a leggervi la cosa, è un programma di welfare del comune, è veramente un programma di welfare del comune. E Mélenchon fa il picconatore e dice no, questa, fuori, perché hanno parlato contro di me. Non dice così, ma ovviamente lo fa. E quindi questo mi sembra un enorme problema. Quindi adesso chiudo per questo primo giro. Ci sono dei terreni di ricomposizione, ovviamente, e sui principi europei ovviamente siamo d'accordo, il rifiuto della come terreno comune, assolutamente la cosa va ripresa. Il problema è che in Francia è difficile, bisogna riaprire, ecco. Ed è chiaro che il nuovo internazionalismo, se lo vogliamo, e mi sembra l'unica via d'uscita o comunque terreno di ricomposizione, va imposto su quel terreno. In Francia sarà difficile, forse per questo bisogna tentare 4 volte di più, 10 volte di più, 1000 volte di più. Il riconoscimento di un mutamento profondo, totale, di cui parliamo da anni, della composizione sociale del lavoro vivo, in Francia quel non riconoscimento è esattamente quello che ha alimentato la macchina ormai impazzita
dell'estrema destra francese, perché quello è la fonte di sofferenza sociale estrema, compressa, che va a alimentare l'estrema destra. Questo non significa che quella composizione sociale sia di estrema destra, significa che nella disperazione si ottiene quel tipo di cosa. Bisogna recuperare interamente l'analisi, il principio e la soggettività di quella mutazione per fare altro. E quindi bisogna battersi sul terreno biopolitico, cioè battersi sul terreno di delle garanzie non negoziabili, incondizionali, che fanno di una vita qualificata, non solo una vita possibile, ma una vita qualificata, e una vita qualificata all'interno di qualcosa che è una condizione comune, con degli elementi che sono anche degli elementi nuovi, ai quali, per esempio, almeno in Francia, a livello dei movimenti, così come si sono espressi durante il lungo periodo, la lunga stagione dei Gilets Jaunes, eravamo stati forse troppo poco attenti. L'elemento ecologico, per esempio, è una cosa che sta prendendo posto. E poi ultima cosa che volevo dire è... in realtà l'assoluto scollamento che c'è tra quello che esprime la base dei movimenti sociali e i fenomeni partitici, così come sono costruiti, impiantati e così come funzionano tuttora. Adesso vediamo questo esperimento del Nouveau Front Populaire, incrocio le dita e non so a quale Dio rivolgermi per pregare, deve tenere, non sono sicura che tenga, ecco. Perché quell'assoluto scollamento è... guardate, in Francia nel 2002 si è votato per difendere la democrazia contro l'estrema destra e abbiamo rieletto Chirac all'82%, se non sbaglio. Prima cosa. Nel 2017 si è rifatto quel giochetto e si è votato Macron, dico sì perché preferisco dirlo all'impersonale, contro Le Pen. Nel 2022 si è votato Macron di nuovo contro Le Pen, per quelli che avevano ancora abbastanza fegato per farlo. Non si tratta di dire è stato giusto, non è stato giusto. Io ho votato Chirac nel 2002, ho votato Macron nel 2017 e mi vergogno a dirlo, però lo dico, non nel 2022. Però per un'intera generazione che vota, la generazione della gente che ha ormai mediamente tra i 20 e i 40 anni, la politica è questo. La politica è votare contro le proprie idee perché si dice che bisogna difendere la democrazia. E questo è anche probabilmente la spiegazione del fatto che il voto in Francia è ormai totalmente impazzito, perché se questa è la politica o non si va a votare, oppure la cosa che si sente molto è tanto vale provare altro. Quella è la condizione francese, e ovviamente la Francia è un paese che per l'Europa è importante, anche se ormai meno importante, perché insomma la coppia franco-tedesca si sa quanto sia stata e quanto rimanga importante, anche solo simbolicamente. Se la Francia bascola, mi sembra drammatico. Io rileggevo per doveri di professione, perché è periodo degli esami, il Leviatano di Hobbes, e anche sto a fare un discorso di storia della filosofia moderna, però leggevo le pagine sull'alleanza, leggevo le pagine su quel periodo stranissimo in cui Hobbes descrive non la guerra di tutti contro tutti, ma quella situazione in cui, siccome la guerra di tutti contro tutti è guerra di uno contro uno e tutti gli uni hanno più o meno le stesse capacità fisiche e di intelligenza intellettive, allora bisogna fare delle alleanze. E descrive benissimo il fatto che le alleanze sono sempre reversibili, dice lui, e quindi brevi. E quindi innesca una situazione in cui niente si può più costruire. Boh, io leggevo questo, forse ero di cattivo umore e particolarmente in ansia, e mi sono detto la situazione francese è in questo momento di questo tipo.
Quindi bisogna uscire da quello che poi, non so, sia Raoul che Sandro chiamavano campismo, bisogna uscire da quella logica campisca e costruire altro. Che volete che vi dica? Credo, spero, voglio pensare, ma è una decisione politica, che il nuovo Fronte Popolare, il nuovo Front Populaire, terrà botta, rinunciando alla questione annosa della leadership, che questo secondo me può distruggere tutto, e imponendo quella formidabile agenda che ha espresso nel programma di 3 giorni fa. Formidabile anche per l'Europa.